storia, una storia che arriva da Boston. Chiara Durazzini, un'attrice italiana, ha creato una compagnia di attori che si muovono a cavallo tra tradizione e innovazione. Un nome curioso, tra l'altro, hanno scelto i Pazzi Lazzi. Ce li racconta Stefano Salimbeni. Yes! Io è diversi anni che faccio commedia dell'arte qui a Boston, però ero sempre da sola, facevo sempre Arlecchino, andavo dietro le scene, mi cambiavo, tornavo come Colombina, facevo dei dialoghi tra me. Rigor mortis, uno, due, tre! Però avrei preferito avere qualche collaboratore con cui fare veramente dialoghi e quindi ho chiamato Emanuele e poi dopo si è aggregata Maya, che era una mia studentessa di commedia dell'arte. Abbiamo iniziato questa compagnia teatrale di commedia dell'arte, si chiama Pazzi Lazzi. Perché Pazzi Lazzi? Innanzitutto perché siamo incoscienti di iniziare ad andare alle origini della commedia. Innanzitutto creiamo un ambiente rinascimentale insieme a degli elementi musicali e in questo spettacolo abbiamo scritto tre scenari basati su lavori di improvvisazione teatrale, proprio come succedeva nella commedia dell'arte, nei vecchi canovacci. L'abbiamo improvvisate, avevamo un'idea, l'abbiamo sviluppata e poi solo verso la fine abbiamo scritto per non dimenticare le cose buone che venivano fuori. Abbiamo provato un paio di mesi, anche perché abbiamo cercato di rendere i personaggi non solo con il dialogo, ma anche in modo fisico molto accuratamente. È un teatro molto fisico. Personaggi classici come Colombina, Arlecchino, la Nobildonna, basati su giochi di parole molto moderni, molto vicini alla gente comune, perché la commedia dell'arte era molto vicina al popolo. Noi abbiamo trovato ispirazione anche sulla rubrica delle lettere d'amore dei giornali, quella dei giornali moderni, dei quotidiani, perché lì si trova la vera vita del popolo. Le caratteristiche dei personaggi sono sempre le stesse, anche degli uomini e delle donne di oggi. Infatti in questo spettacolo Aria di Commedia vedrete molti difettucci, direi, delle persone. L'invidia, la gelosia, molta gelosia, l'avarizia. Welcome to Aria di Commedia. Imagine that we are in a town. It might be any town. Venezia, Ravenna, Napoli. Lo facciamo in inglese, eccetto il fatto che abbiamo un pochino di accento italiano, anzi molto, perché qui ci sono molti studenti universitari che vengono a vedere o anche pubblico esterno e vogliamo far capire il dialogo. Innanzitutto è un lavoro educativo che porteremo in giro per i teatri universitari. È un'attività culturale italiana che fa piacere agli americani, è molto antica e molto penetrante al tempo stesso. Questa è la prima di una serie, abbiamo già delle idee per altre cose, vogliamo sicuramente fare lo stesso spettacolo ma per bambini, per offrirlo alle scuole e abbiamo anche qualche altra piccola idea di altri spettacoli, forse in italiano. I can't get up. That we know. I will pump you up. And now let's get the actual Do il benvenuto a Caterina.